Il ragazzo con caraffa di rose e il ragazzo morso da una lucertola sono due delle quattro straordinarie opere originali del Caravaggio che saranno esposte nel Castello Normanno Svevo di Mesagne dal 16 luglio prossimo. Caravaggio e il suo tempo, tra naturalismo e classicismo, sarà una mostra di rilevanza nazionale voluta per celebrare la figura dell'artista a 400 anni dalla sua scomparsa. L'evento è stato presentato, non per caso, nel giorno in cui il sindaco Toni Matarrelli ha dato un altro importante annuncio che riguarda Mesagne. Annuncio arrivato ieri pomeriggio, la Regione Puglia ha assegnato, attraverso una delibera approvata ieri in giunta, il titolo di Capitale della Cultura di Puglia alla nostra città. Nella mostra che si chiuderà l'8 dicembre, oltre ai quattro capolavori del Caravaggio provenienti da importanti collezioni private, saranno esposte una trentina di opere di altri grandissimi artisti del Seicento, tra le quali La conversione di San Paolo di Ludovico Carracci. La mostra, curata dal professor Pierluigi Carofalo, è organizzata da Puglia Mice Experience con il patrocinio del comune di Mesagne e della regione Puglia. Parte con la consapevolezza che anche una grande mostra, fatta innanzitutto anche per i mesagnesi e per i pugliesi, può essere, perché no, un volano di attrattore, di conseguenza di sviluppo, di una destinazione come Mesagne che merita nel panorama pugliese anche il giusto spazio. Veramente un momento importantissimo, andremo a presentare questa mostra in tutte le fiere nazionali, consapevoli che evidentemente stiamo producendo un salto di qualità nella nostra città, ma credo anche nell'intero territorio. I biglietti d'ingresso avranno volutamente prezzi molto popolari, 12 euro, mentre 10 euro per i ridotti. La prevendita sarà effettuata sul sito vivaticket.com.